Voglio conoscere il territorio, ma soprattutto voglio conoscere la gente, voglio conoscere le loro aspettative, i loro sentimenti, quello che si aspettano che le forze di polizia possono fare per la loro sicurezza. È un lavoro impegnativo che voglio fare con tutte le istituzioni, con tutte le componenti sociali e quindi è un lavoro che mi porterà a confrontarmi con loro per un migliore rapporto Stato-cittadino. L'inizio del periodo estivo è sempre un periodo tradizionalmente importante anche per pianificare l'attività in questi mesi caldi, insomma di grande confusione, anche questo momento post-Covid. Intanto voglio dire, questi posti sono posti turistici. Io eredito una squadra di colleghi molto affiatata, servizi sono stati predisposti per tutta l'estate, voglio dire, non vogliamo essere approssimativi e ridurci all'ultimo momento. Sono state predisposte tutta una serie di attività a difesa anche della tranquillità sociale, questo termine molto generico, ma che consentirà, io dico, di trascorrere un'estate sicura. Un'estate sicura attraverso appunto la vicinanza che tutte le forze di polizia potranno esprimere su questo territorio. Anche per quanto riguarda questa attività post-Covid che si sta manifestando, visto che adesso insomma poi le persone sentono l'esigenza di uscire. Ma noi dobbiamo prendere atto di questa cosa, non mi piace mai estremizzare. Abbiamo una situazione di zona bianca che ci consente una maggiore mobilità, i cittadini devono godere di questa mobilità, ovviamente lo devono fare nel rispetto delle regole. Questa salvaguarda non solo di loro stessi, ma di tutta la comunità. Sono convinto che insieme possiamo fare buone cose. Mi è piaciuta molto la sua frase che ha detto: non bisogna essere autoritari ma autorevoli. Sicuramente sì, l'attività che noi facciamo ogni giorno deve essere riconosciuta dai cittadini, non lo vogliamo fare in maniera autoritaria, non vogliamo incutere timore alle persone, noi vogliamo che le persone ci apprezzano per il lavoro che facciamo quotidianamente e le posso garantire che ne facciamo tanto.